Se il campionato fosse finito oggi, ma ovviamente non è finito oggi, è ancora lunghissima la strada ed è ancora incerta, ed è questa la bellezza, l'unica certezza forse in questo momento è il Benevento, però insomma ricordiamo lo scorso anno col Palermo che era a vele spiegate, poi vabbè lì complice anche la situazione societaria, ma torniamo alla partita di ieri perché il Pordenone è secondo in classifica. Dopo una partenza a razzo, piano piano aveva rallentato, rallentato, e adesso invece piano piano sta risalendo. E complice anche ieri la sconfitta del Crotone, proprio ai danni del Benevento, si ritrova secondo in classifica. E ripeto, se il campionato fosse finito oggi, sarebbe in accesso diretto alla Serie A, quindi promozione. Detto questo, la partita è stata assolutamente a senso unico perché se nel primo tempo il Perugia ha provato magari con un possesso palla, sicuramente sterile e complici anche qualche errore in appoggio, poi il Pordenone rubava palla e si riproponeva in avanti. Tanti tiri nel primo tempo, ma l'occasione più pericolosa è stato sicuramente il colpo di testa di Pobega, che si è stampato sulla traversa. Poi nel secondo tempo è stato proprio un assalto a forte fascia, culminato con i 3 gol. Il primo gol da parte di Gavazzi che ha sparato una bomba, un tiro leggermente anche in esterno, e forse è questo che ha ingannato il portiere Vicario, perché pensava di essere sul pallone, poi la palla ha cambiato traiettoria sul finale ed è andata nell'angoletto basso. Poi c'è stato il raddoppio molto bello, un diagonale imprendibile da parte di Patrick Ciurria, che era da un po' che non segnava, ieri è tornato al gol, e poi infine il gol di Mazzocco nel finale. E Perugia voglia fare proclami o è Serie A o è fallimento? Sì, probabilmente, magari alla lunga riuscirà pure a qualificarsi per i playoff, ma chiaramente forse le ambizioni erano diverse, non mi sembra veramente una squadra pronta per il grande salto. Io vi auguro una buona domenica, piovosa ovviamente, ha piovuto su tutti i campi, pioveva anche ieri a Udine. Un abbraccio e una buona domenica a tutti.